Torna a correre per sport post Ferragosto, è stato un weekend molto molto running, siamo passati da una classicissima che è la notturna Toccolana. Ovviamente voglio fare un grande saluto a Pino Melchiorre che ha fatto tutto fino alla fine, ma non è riuscito a godersi l'evento, gli ho dedicato già una vittoria, gli dedico veramente una buona guarigione, arrivederci presto Pino sulle nostre strade. Come sapete ha avuto una piccola disavventura, un piccolo incidente di percorso nella preparazione frenetica della notturna Toccolana che è stato un vero e proprio successo. Abbiamo festeggiato la prima panoramica run di Civitella Messer Raimondo, l'abbiamo rinominata la carica dei 101 perché l'obiettivo era quello di avvicinarsi ai 70-80 partecipanti, siamo arrivati addirittura a 101 e questo ci dà veramente conforto per il fatto che il circuito Corri l'Abruzzo WISP, ma la WISP in generale, la famiglia dei podisti tutti, funziona, si è rimessa in moto, vuole partecipare. Da una gara nuovissima, quest'oggi vi parliamo insieme a Tommaso e Giovannangelo di una classicissima proprio del circuito podistico in generale dell'Abruzzo, che è la Scarpinata Farese, che giunge alla 41ª edizione. E poi faremo un po' il punto della situazione di tutta l'atletica estiva con il responsabile giudice WISP, ma è un po' il factotum del Comitato di Atletica di Abruzzo e Molise, Mauro Pingiotti. Ecco i miei ospiti, li saluto, grazie a Tommaso, grazie a Mauro per aver risposto al mio invito. Grazie a voi. Direi che Buonasera, grazie a parto voi. proprio con Tommaso, lo vedo già pronto. Tommaso, la Scarpinata Farese è domenica 22 pomeriggio, ma di fatto è già iniziata con l'allenamento di messa a punto di mercoledì. Sì, ieri sera già abbiamo fatto il nostro giro, famoso giro del Ponte Croce, sempre il solito, oramai da decenni e decenni. Anche oggi continueremo con il da farsi, faremo una piccola giornata ecologica dove andremo a pulire il percorso dalle erbacce, dalle mascherine e dalle bottiglie che purtroppo ci sono sulle nostre strade. Insomma, un'accoglienza curata nei minimi dettagli per quanto riguarda il colpo d'occhio per tutti i podisti che verranno a correre a Fara San Martino, ma poi veramente ce n'è per tutti perché Fara è rinomata. Devo dire, sia per il percorso epico del Giro del Ponte Croce, che è così veramente da decenni e attira sempre molte persone, ma anche per i premi. Che devo dire, il pastificio De Cecco elargisce veramente senza conti e solo per soddisfare praticamente tutti i partecipanti. Sì, veramente anche quest'anno siamo riusciti ad ottenere la sponsorizzazione da De Cecco e ad ottenere tutti quei quintali di pasta che ci servono per far contenti tutti i podisti. Le premiazioni sono come gli altri anni, sia in quantità che in qualità. Quindi la qualità sappiamo tutti dello sforzo che fa l'azienda che abbiamo appena citato e poi, come potete constatare sul volantino, abbiamo mantenuto dal primo all'ultima categoria e anche con i chili che diamo a ogni persona che viene con il pacco gara, quindi abbiamo 3 kg e poi purtroppo non possiamo, come negli altri anni, dare l'opportunità della sagra della pasta, per ovvi motivi, però cercheremo di rimediare in qualche altro modo durante la manifestazione. Diciamo che nel pacco gara c'è anche il pacco ristoro e grazie anche alle Sì. altre attività commerciali del territorio che veramente stanno dando una mano sia alla Scarpinata Farese, ma stiamo vedendo un po' a tutte le attività che hanno la forza e il coraggio di ripartire, le attività sportive, quindi gli eventi. Avremo un bel panino imbottito, caro Tommaso, che comunque sia cercherà di riempire il viaggio di ritorno dei podisti. Sì, da ringraziare tutti gli altri esercenti, gli altri negozi presenti sul territorio che comunque nelle mille difficoltà riescono e danno quel che possono alla Scarpinata e noi ovviamente
Ripeto, ringraziamo e cerchiamo di dare il massimo per fargli la nostra pubblicità e la loro pubblicità, quindi dargli visibilità nell'ambito podistico. Pensavamo che sarebbe stata una ripresa impegnativa, forse molto più di quella che realmente è stata. Mauro Pingiotti, dobbiamo cominciare a valutare un periodo che possiamo chiamare post-Covid, perché sta di fatto che il podismo in generale, l'atletica leggera, è ripartita. Effettivamente Alberico, come dici tu, a mio avviso il podismo è ripartito molto bene. Questo lo vediamo anche dai numeri crescenti ad ogni manifestazione. Mi ricordo che alle prime gare, ecco, toccare i 100 partecipanti era già un bel risultato. Poi ci ritroviamo, come dicevi tu, Tocco, ma anche la stessa Miglianico, che hanno toccato punti di 500 partecipanti. Quindi non possiamo proprio dire che siamo rientrati nella normalità, però ci siamo molto vicini. Anche da sottolineare la disciplina di tantissimi atleti che vogliono correre e lo vogliono fare in sicurezza. Quindi non si fa obiezione per la mascherina alla partenza e quando si arriva tutti pronti a mettersi, rimettere la mascherina, perché appunto abbiamo ottenuto un grosso risultato, quindi non vogliamo perderlo nel caso in cui ci dovesse essere qualche altra ondata. Mauro, io credo, devo dire senza presunzione alcuna, che la WISP Abruzzo e Molise e il settore di atletica leggera abbia dato un reale sostegno alle società e agli atleti, perché se il circuito Corri l'Abruzzo WISP e in generale le nostre gare continuano ad aumentare e a stimolare la partecipazione, di fatto non possiamo neanche fare un paragone perché sono fermi tutti gli altri settori che probabilmente non sono riusciti, gli altri enti, la federazione stessa, forse ha fatto fatica a reinventarsi, ma forse ha fatto fatica a capire quello di cui, gli organizzatori e gli atleti avevano bisogno in questo momento. Io sono d'accordo con te, diciamo, non voglio lodarmi, nel senso, sono il casa WISP, quindi potrebbe essere poco bello, però effettivamente sono pienamente d'accordo, a cominciare dalla stessa federazione che in realtà di eventi ne riesce a organizzare relativamente pochi. Forse c'è anche da dire che l'utilità, l'elasticità che abbiamo noi come WISP e qualche altro ente non ce l'ha nelle corde, perché come giustamente dicevi tu, noi siamo in grado di far fronte a qualsiasi esigenza richiesta da parte dell'organizzatore. C'è la necessità di far avere i materiali 1 o 2 giorni prima. Adesso non voglio fare torto a nessuno, magari non citando qualcuno, però ecco, c'è Enrico che è sempre disponibile. C'è un problema il giorno stesso della manifestazione. Un po' tutti noi siamo sempre lì pronti a ingegnarci come poter risolvere quel problema. Quindi forse mi viene da dire che tutto quello che abbiamo messo in campo qualche anno fa adesso sta pagando veramente alla grande, anche perché lo vediamo con altre società che stanno rientrando in casa WISP, ma non voglio anticipare nessun discorso. Tra l'altro vedo Karim che ci propone un'altra delle attività WISP proprio per promuovere l'atletica leggera fra i più giovani. Atletica leggera, Mauro, che non è solo podismo e gare su strada, ma è uno sport e salute e forse la migliore scuola di vita. Sicuramente quelle immagini che stiamo vedendo sono è l'aspetto più bello dello sport, vedere tanti ragazzi delle scuole medie e elementari che si avvicinano a questo sport, credo che sia veramente una cosa bellissima. E poi c'è anche da dire che in queste due scuole, beh, la tua mano è preponderante. Sono
tu sei un motore che riesce a trascinare un po' tutti, quindi è giusto così. Andiamo tutti con un carburante a propulsione immensa che è la nostra passione, Mauro. Ma devo dire, Tommaso, a Fara si parte proprio con i più piccoli, una nota di merito per la Scarpinata che comunque sia porta avanti anche un settore che poi in tanti non riescono a gestire in questo, diciamo, periodo post-pandemico, ma che invece a Fara avrà uno spazio importante, un pacco gara dedicato ai piccoli e una premiazione speciale per tutti i bambini. Sì, come al solito siamo riusciti a premiare tutti i bambini con la Coppa, quindi tutti quanti verranno a gareggiare, si divertiranno e poi torneranno a casa con la loro Coppa e se la porteranno nel letto, questo sicuramente i più piccoli. Per i più grandi, noi, come ben sai, cerchiamo di portarli sulla strada dell'atletica facendo un po' di podismo sulle gare su strada, poi se ci esce il campione di turno come lo sei stato te tempo addietro e tuttora detti legge sulle strade abruzzesi, quindi significa che la strada è quella giusta e stiamo continuando sulla strada, sulla retta via. Ma diciamo che una retta via che hai seguito anche tu, che ci stai dando grandi soddisfazioni sia in campo ma anche fuori campo, perché poi devo dire che proprio dallo scorso anno forse abbiamo cavalcato un po' la pandemia per ricostituire un gruppo anche di top runner che io ti do una mano a seguire, ma che sta crescendo man mano e che domenica probabilmente ci darà anche altre soddisfazioni, perché gli atleti della sorgente si sono messi in evidenza un po' in tutte le gare di questa prima parte di stagione. Sì, riusciamo anche a livello dei più grandi, quindi la parte senior, ad avere qualche risultato. Difatti a livello di campestri ci siamo classificati tra i primi in regione, a pari merito con la Terno Pescara, che è un'altra società, una delle più famose e delle più grandi in Abruzzo. E noi cerchiamo, e anche io cerco nel mio piccolo, di dare qualche piccola informazione, qualche piccolo dettaglio di merito negli allenamenti ai nostri amici di allenamento, diciamo così. E quindi domenica vedremo un po' tutto il gruppo, che siano top runner o che siano amatori, quelli veraci della sorgente, ma vedremo anche tutto il mondo podistico che sicuramente convergerà a Fara. E chissà, Tommaso, che proprio la Scarpinata Farese non potrebbe essere la prima manifestazione WISP a superare i 300 agonisti. Guarda, lo spero, ci stiamo muovendo e su quei numeri siamo fiduciosi e abbiamo curato il particolare. Come ben sai, siamo andati anche ben oltre quella cifra per non rimanere scoperti anche nella semplice consegna del pacco gara o nella semplice consegna del pacco ristoro a fine gara. Stiamo curando il dettaglio come abbiamo fatto negli anni passati, anche se ultimamente causa Covid andiamo un po' tutti a rincorrere quel che era la normalità. Assolutamente sì, tra l'altro io direi una nota di merito, un ringraziamento anche all'amministrazione comunale di Fara, soprattutto al corpo dei vigili urbani, che poi essenzialmente nella vigilessa Paola, che veramente si sta facendo in quattro per dare supporto. Devo dire, è bella questo connubio tra l'istituzione, che normalmente rischia anche di fare fatica a tenere il passo dell'associazione, e un'associazione frizzante come il gruppo podistico La Sorgente, che quasi mette in difficoltà le realtà politiche locali, per quanto è produttiva. Sì, faccio notare che quest'anno è il 40esimo, ricorre il 40esimo della società, 41 anni per la Scarpinata, quindi abbiamo la società è iniziata l'anno successivo,
Della scarpinata, sì, nel nostro piccolo riusciamo ad invogliare, a venire a fare a tante persone, quindi a volte tutta questa massa può crearci difficoltà a livello amministrativo, con i parcheggi, con il traffico, con la chiusura del traffico, come dicevo prima, o addirittura la semplice gestione dei bivi e delle transenne, come andare a finire nel montare il palco. Sono momenti caldi quelli di agosto, dove ogni comune, ogni piccola realtà ha delle manifestazioni. Quindi l'andare a organizzare un'altra manifestazione può creare un po' di disagio a livello territoriale. Assolutamente sì, per manifestazioni che vanno a confermarsi in questo fine settimana, diamo diciamo un po' di informazioni tecniche, Mauro Pingiotti, perché viene rimandata al 2022 Rocca Pia. Dici un po' le novità di questo fine mese di agosto. Allora, come dicevi tu, Rocca Pia quest'anno salta per problemi organizzativi. Poi c'è la Stratorricella che si sposta appunto per lasciare spazio al rientro di una gara nel circuito WISP, che è la notturna di Trasacco. Quindi il 29 rientra la notturna, avremo la notturna di Trasacco. E quindi questo è un gran bel passo in avanti, appunto sempre per ribadire sempre di più, a mio avviso, il buon lavoro fatto in casa WISP. Abbiamo visto in sovrimpressione la Stratorricella che viene rinviata al 26 settembre, era prevista domenica 29 agosto. Mentre è confermata il 28 agosto il trofeo Città del Miele a Tornareccio organizzata dalla Tribù Frentana. Mi senti? Ti sento un po' a tratti, vai Mauro. Ti dicevo, allora il 28, volevo ricordare il 28 che c'è la gara di Tornareccio e poi il 29 che rientra la notturna di, come ti dicevo, di Trasacco, di una società WISP, la Plus Ultra appunto di Trasacco. Beh, parlando di Plus Ultra e di Trasacco, veramente voglio salutare e ringraziare Alvise Di Salvatore, che è uno dei nostri presidenti, anche dirigenti WISP, e quest'anno, insomma, ci sarà questo rientro bello e ringrazio anche l'amministrazione comunale di Torricella che ha lasciato spazio. Ricordo che il 29 di agosto è proprio la data storica della notturna di Trasacco. Tommaso, ritorniamo un attimo alla Scarpinata Farese, direi che riconfermiamo un po' quello che è l'appuntamento, l'orario, lo svolgimento delle gare e invitiamo i podisti a domenica pomeriggio. Sì, con il ritrovo alle ore 16 presso la Villa Comunale, partenza dei bimbi alle 17:30 con la partenza della gara competitiva e non competitiva. Non competitiva, un solo giro, competitiva, due giri di totale di 8 km alle 18. Hai detto che il 40° anniversario del gruppo podistico La Sorgente di Fara San Martino, e allora anticipiamo una piccola sorpresa che il direttivo ha preparato per gli atleti del gruppo. Sì, abbiamo voluto fare una t-shirt, ovvio, con uno sponsor che ha voluto donarci questa t-shirt, che consegneremo a tutti i soci che saranno presenti e anche non presenti alla manifestazione. Insomma, Tommaso, una festa nella festa e un'altra bella iniziativa è quella che ci saranno i memorial di Costantino Cipollone e di Angela Paci e verranno assegnati dei premi speciali anche alle categorie giovanili in ricordo di Angela Paci. Sì, per quanto riguarda
le categorie giovanili, come dicevi te, sulla categoria 13-15 anni, maschile e femminile, consegneremo un piccolo pensiero dato dalla famiglia, date dalle famiglie del Memorial Angela Paci e del Memorial Costantino Cipollone. Benissimo, Mauro, allora immagino che possiamo darci proprio tutti e tre, ognuno nei propri ruoli, appuntamento a Fara San Martino domenica 22 agosto alle ore 16. Certamente, per quanto mi compete, per quanto riguarda il gruppo giudici, noi siamo sempre pronti, quindi vi aspettiamo in qualsiasi manifestazione, stiamo già scalpitando. Benissimo, Tommaso, allora un grandissimo in bocca al lupo che ti faccio da presidente, a te che sei il mio vicepresidente, iperattivo devo dire nel periodo e nella preparazione della Scarpinata Farese. Ci vediamo domenica a Fara, fai tu un ultimo invito, dai. Sì, l'ultimo invito, beh, questo lo rivolgo a tutti i podisti che ultimamente ci stiamo tornando a vedere, come diceva Mauro poco fa. Colgo l'occasione anche per chi è titubante nel tornare a gareggiare. Tornate con un sorriso si ricomincia tutto come era prima. Perfetto, io approfitto per ribadire ancora una volta, ma lo farò anche nel proseguo, non è richiesto l'utilizzo del Green Pass per partecipare alle gare podistiche, quindi utilizzo della mascherina o distanziamento all'aperto, non perché il governo sia superficiale, ma perché non ci sono focolai riconducibili ad eventi o comunque ad iniziative degli sport individuali, quindi si è aperta completamente la partecipazione. Non verrà misurata la temperatura e né richiesto il modulo di autocertificazione, in ottemperanza al decreto entrato in vigore il 6 agosto, però mi raccomando e vi prego, presentiamoci tutti alla partenza con la mascherina. Un attimo di pazienza, facciamo il primo tratto con la mascherina, poi la togliamo e ci godiamo i due giri dell'eprico giro del Ponte Croce. A questo punto non mi resta che salutare Tommaso, ringraziarlo e fargli un grosso in bocca al lupo. Un salutone anche a Mauro Pingiotti e a tutti quanti i nostri gentili telespettatori, dandovi appuntamento nelle strade d'Abruzzo, tinte di verde e rosso, verde e giallo Wisp. Ciao a tutti! E correndo, correndo di notte da solo, prendi la tua tuta blu, stella.